Amici di Safe Drive Motorsport, ben trovati ad un nuovo appuntamento con il mondo delle competizioni e del racing. Oggi un nome che è tanta tradizione e anche molto presente, dobbiamo dire, ma insomma contiene davvero tantissimi argomenti di cui parlare e raccontare. Il nome è Mini Challenge, più nello specifico il campionato, e per raccontare tutto questo in studio ci ha raggiunto tra gli altri anche Stefano Ronzoni, direttore di Mini Italia. Ben arrivato. Grazie, buonasera a tutti. E poi abbiamo loro, i piloti, quelli che l'auto la portano in pista tra i cordoli, e quindi abbiamo un pilota un po' più maturo, diciamo così. Grazie. Nella prova ovviamente, no, sto scherzando, il vincitore, tra l'altro, campione in carica del Mini Challenge 2018, quindi Gustavo Sandrucci. Grazie, grazie. Ben arrivato Gustavo. E Filippo Bencivenni invece. Buonasera, grazie. Che insomma è sulla soglia dei 18 anni, ci manca ancora qualche giorno, ma che sta facendo molto bene invece nell'altra categoria, che è la Light, insomma una categoria, magari la definiamo un po' d'ingresso, adesso vedremo di parlare un po' di questo. Però io partirei proprio dalla tradizione. Mini, possiamo ritornare veramente indietro a questo spirito degli anni 60, dove le competizioni erano già presenti, perché era un marchio sicuramente che ha avuto grandissimo successo, ma che nello sport è arrivato praticamente subito. Sì, è arrivato subito, perché in realtà è stato John Cooper che ha capito immediatamente le potenzialità di questa macchina, è andata un po' contro quelle che erano le diciamo così, i trend, le tendenze del momento. Quando ha cominciato a correre al Rally di Monte Carlo, nessuno avrebbe detto che sarebbe stata una macchina performante, invece in realtà ha vinto, e da lì ha iniziato la storia di Mini, che ancora oggi continua nelle competizioni e continua con successo. Ecco, oggi è Mini Challenge, lo stavamo anticipando prima, quindi questo campionato monomarca, l'ottava edizione, dobbiamo dire insomma che il successo non manca, se il successo si misura prima di tutto dalle auto che possiamo contare sulla griglia di partenza, direi che stiamo andando bene. Sì, siamo molto soddisfatti, ci sono 22 macchine, ci sono 26 piloti e in realtà anche 19 concessionari che collaborano nell'attività del Mini Challenge, che per noi è molto importante. Ci sono tutto intorno delle attività e ci sono i clienti e gli appassionati che seguono, e quindi siamo molto soddisfatti. E poi insomma ci sono queste categorie Pro e Light, le abbiamo iniziato un po' a descrivere. Gustavo, insomma, diciamo è corretto quello che ho detto secondo te? Cioè la Pro, diciamo, per i piloti già più formati, la Light è un po' una categoria d'ingresso destinata ai più giovani? Troppo vaga come definizione, o ci può stare? No, ci può stare, la base di partenza per entrambe è la stessa, quindi la John Cooper Works appunto stradale, che poi viene trasformata in base appunto alla Pro o la Light. Comunque anche la Light credo che sia una buona base di partenza per l'avvicinamento al motorsport, appunto le performance anche di Filippo lo dimostrano. Senti, iniziamo ad accennare un po', no, ai tuoi risultati. Abbiamo detto, sei campione in carica, sei partito bene, facendo subito benissimo anche in questo avvio di stagione, però non è che è sempre facile confermarsi, qui basta guardare le immagini, sportellate a destra, sportellate a manca, sportivamente parlando, però in pista, in questi trofei, di solito è così. Guarda, se guardi le mie ultime gare, in realtà sembra un po' che dormissi a inizio gara, appunto per evitare sportellate, perché poi ragiono in ottica campionato, quindi sono molto attento nelle prime fasi di gara ad evitare botte e sportellate, per poi magari cercare di focalizzarmi sulla gara più avanti e appunto trarne vantaggio, come ho fatto sia a Monza che a Misano. Sono molto fiducioso quest'anno, avevo solamente da perdere a ripresentarmi come campione in carica, però è un campionato veramente ben organizzato, di questo devo dare atto a Mini e anche all'agenzia che segue poi l'organizzazione, che io ne ho fatti tanti, ne ho vinti anche altri di monomarca, certo. Quindi posso dire che veramente è fatto veramente bene, la macchina è bella, è seguito appunto da una casa ufficiale, e questa cosa senz'altro fa molto la differenza. Filippo lì che ascolta, assorbe, giustamente, aspetta, fammi sempre imparare qualche cosa, no? Io penso che sia sempre l'atteggiamento giusto. Giovanissimo, sei arrivato a questo Mini Challenge, anche tu, subito vincendo. Intanto ti chiedo le motivazioni che ti hanno portato a scegliere il Mini Challenge all'inizio praticamente della tua carriera. Mini Challenge perché secondo me è un buon punto di partenza per chi si approccia al campionato, quindi per i giovani. È propedeutico, comunque appunto c'è una buona visione, diciamo, in tutto l'ambito italiano. Hai la possibilità di provare tutte le maggiori piste e le più importanti piste italiane,
e comunque la bagarre non manca, quindi ti insegna anche, insomma, impari a sorpassare e a stare in mezzo al gruppo. Tu sei un po' più stile Gustavo, cioè aspetti un attimo e poi fai sfiancare un po' gli altri, oppure ti butti dentro e chi c'è c'è? No, diciamo che all'inizio gara è meglio trattenersi un attimo, perché rischi di buttare via subito, e quindi non ha troppo senso. Se poi sei messo abbastanza bene in campionato, cerchi di gestire fino alla fine, insomma. Quindi la prossima gara, stavo pensando Stefano, adesso che hanno ascoltato loro due che hanno vinto, vedremo queste mini che staranno venendo larghe, attenti. E cioè, no, prego, passi lei che io mi impegno più tardi. No, non credo, però sai. No, io onestamente non lo credo, io li ascoltavo con attenzione. Ascoltandoli, dai. Li ascoltavo con attenzione, poi io li ascolto e li guardo sempre con il massimo rispetto e con una certa invidia, perché trovo che facciano benissimo una cosa molto 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 difficile. La cosa bella però, che si respira anche, e si respirava già l'anno scorso, ma quest'anno ho la fortuna di esserci più spesso, quindi lo respiro più intensamente, è questa sana competizione, perché comunque nel villaggio vedi che c'è la competizione, vedi che c'è l'adrenalina, ma c'è altresì la voglia di stare insieme, e a fine gara vedi che comunque c'è quello spirito competitivo che deve esserci in questo genere di competizione, che soprattutto è particolarmente importante per i più giovani. Assolutamente. Ecco Gustavo, tu come dicevi, sappiamo, insomma, corri da un po' di anni, hai disputato vari campionati, diciamo che questa essenza, questo carattere, questo spirito, appunto, come diceva Stefano, del trofeo, sicuramente può essere considerato un valore aggiunto. È importante per te oppure? Ma assolutamente sì, perché comunque è bello poi confrontarsi anche con gli avversari, non avere magari quell'astio che si crea stando magari sempre divisi, ognuno nei propri box, come avveniva in altri monomarca che ho fatto. E fa un po' strano all'inizio, però devo dire che poi alla fine è una cosa molto molto positiva. Io sono amico di tutti, anche con Gabriele Torelli, con il quale lo scorso anno siamo giocati il campionato, siamo molto amici, ci stimiamo. Questo forse, ecco, la stima che poi nasce stando insieme è una cosa sicuramente positiva. Tornare un attimo sul discorso dei concessionari che abbiamo accennato, ecco, mi incuriosisce questa cosa, anche vorremmo anche spiegarla poi chi ci segue da casa. Qual è il loro tipo di impegno, la loro presenza, e quali sono anche, possono essere i vantaggi anche della presenza dei concessionari in pista? Ma devi considerare che per noi, come casa madre, i concessionari sono fondamentali, perché di fatto sono il nostro primo punto di contatto con i clienti o con i potenziali clienti. Per noi è molto importante che i concessionari partecipino a tutte le attività, perché ci piace condividere con loro anche ciò che facciamo per comunicare il brand e per entrare in contatto con le persone. I concessionari, nello specifico nel mini challenge, sono di supporto per i team che corrono, e poi hanno la possibilità di invitare dei loro clienti o potenziali clienti a partecipare al weekend di gara, quindi a vivere questa unica atmosfera che secondo me si vive all'interno del villaggio mini. E durante, in realtà, dei weekend di gara c'è anche la possibilità per i clienti di avere una vera experience con le macchine John Cooper Works. Rispetto all'anno scorso, noi quest'anno abbiamo sviluppato insieme ai piloti di Promo Drive, che sono poi coloro che seguono le macchine che corrono poi nel mini challenge, abbiamo sviluppato con loro delle sessioni di prova, cioè una prima parte di teoria di guida sicura, e poi in realtà con le John Cooper Works, quindi puoi testare veramente la macchina, hai degli esercizi che sono lo skid, lo slalom, la frenata di emergenza e l'evitamento ostacoli. Quindi provi la macchina nella sua massima espressione, che è molto diverso da un normale test drive, che comunque gratifica, perché già sentire il rumore della John Cooper Works secondo me è gratificante, però in realtà la provi con esercizi concreti. Quindi il lavoro del concessionario è per noi fondamentale ed è molto coinvolto. La Mini John Cooper Works l'abbiamo in studio, tanto ovviamente questa chiaramente è la già ottima base stradale, dico così non per caso, perché Gustavo, mi rivolgo a te, l'impressione è che perfezionamento ovviamente delle auto nel corso degli anni fa sì che probabilmente queste versioni sportive, quando poi devono essere destinate a correre, alla pista in questo caso, non abbiano bisogno di stravolgimenti. Sì, hanno bisogno di alcuni componenti, ovviamente, che riguardano sia le prestazioni, ma anche la sicurezza, è chiaro. Però mi sembra che sia una base davvero molto molto interessante, e quindi ti chiedo, quali sono poi le modifiche principali
che vengono apportate per far sì che poi l'auto sia una challenge vera e propria. Allora, per quanto riguarda la Pro, che poi è quella con la quale corro io, il cambio sicuramente che è totalmente diverso da quello stradale, che è un cambio sequenziale, e le sospensioni, appunto il roll bar, come hai detto tu, sia per irrigidire la scocca ma anche per garantire quella sicurezza necessaria in pista, e le gomme, quest'anno abbiamo il nuovo fornitore Hankook, e la centralina. Tutto questo insieme di cose arriva a sviluppare 265 cavalli, la tua bloccante ovviamente l'anteriore, perché sennò tutti questi cavalli non li metti giù assolutamente. E la macchina, ti posso dire che comunque io ne ho guidate tante di vetture, dei monomarche, anche turismo, però è veramente, veramente divertente. Assolutamente. Filippo, divertente, come la trovi tu da guidare? Tu sei nella categoria light, ovviamente, però sempre una challenge, quindi sempre una vera e propria auto da competizione. Ti chiedo come la trovi e anche qual è stato il tuo primo approccio. Quando sei seduto, hai iniziato a girare in pista, cosa hai pensato? Che sensazioni hai provato? Senz'altro abbiamo meno cavalli che la categoria Pro, però nonostante ciò è comunque una macchina molto molto prestazionale, e sa essere sincera e comunque non le dispiace se diciamo si guida un po' sportiva e un po' la guida un po' sporca, magari, che piace anche a me. E primo approccio, diciamo, molto bello, perché comunque subito senti, io proveniamo da BMW meno potenti, già subito solo avere più cavalli era per me molto emozionante, e poi niente, il telaio fondamentale è davvero bello, quindi divertente. Giovane, ma parla del veterano comunque, devo dire, davvero, non ti sto prendendo in giro, complimenti davvero Filippo, anche perché poi alle parole fai seguire i fatti, i risultati, e questo sicuramente non è una cosa di poco conto. Noi invece adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma restate lì perché torniamo di nuovo tra poco in studio a Safe Drive Motorsport per continuare a parlare di Mini Challenge. Ben ritrovati nello studio di Safe Drive Motorsport. Stiamo parlando di Mini Challenge. In questo appuntamento abbiamo già raccontato tante cose, direi, ma altrettante ce ne sono ancora da descrivere e approfondire. E io tornerei un attimo da Stefano Ronzoni, direttore Mini Italia, perché abbiamo accennato la John Cooper Works. Io ho preso, no, alla larga no, però ho detto sostanzialmente le auto sportive oggi un po' in generale sono già molto vicine a quello che poi serve per la pista. Abbiamo sentito anche una parziale conferma, direi, da parte dei piloti che sono in studio. Questo vuol dire, insomma, che il prodotto è assolutamente sofisticato, altamente tecnologico e sempre go-kart feeling, possiamo definirlo così? Assolutamente. Oggi quando si esce da un concessionario con una John Cooper Works si ha comunque 231 cavalli, che sono gli stessi che poi si trova nella categoria light. Una macchina dotata di tutti gli accorgimenti e la tecnologia che serve, si guida tranquillamente in sicurezza e il go-kart feeling è massimo ed è nel DNA di Mini. Quindi nel DNA di Mini c'è il go-kart feeling, nella John Cooper Works c'è l'ennesima essenza del go-kart feeling. Campionati, trofei, challenge, come nel vostro caso si sa, insomma, servono anche per raccontarsi, ovviamente, per testimoniare un po' lo spirito più vero, no? Proprio del marchio. In questo caso, quanto vi è servito per continuare a raccontare la sportività dei Mini il challenge? O meglio, è un campionato, sì, bellissimo, che regala belle soddisfazioni, ma un po' fine a se stesso, oppure secondo te si riversa anche poi sul grande pubblico, comunque testimonia ancora di più quello che è lo spirito Mini? Guarda, secondo noi serve tantissimo perché comunica comunque questa caratteristica di sportività e di passione di Mini, e poi il loro apporto, l'apporto di tutti i piloti è fondamentale in questo senso, perché parte senz'altro da un prodotto fantastico, ma senza di loro poi in realtà la bagarre, quindi l'emozione per il pubblico non ci sarebbe. Comunica tantissimo non solo alle persone che vivono con noi il weekend di gara, ma anche alle persone che seguono streaming le corse o sul canale o su Facebook o sul canale di Mini. E poi la cosa fondamentale è che Mini è un brand assolutamente inclusivo e questi momenti sono per noi fondamentali, perché vogliamo abbracciare tutti, coloro che sono già clienti, coloro che potrebbero diventarlo in futuro, o solo coloro che amano semplicemente i motori e vogliono vivere con noi questa esperienza. Infatti invito insieme alla squadra Mini a provare questa esperienza nel,
nel weekend di gara per respirare questa emozione che è unica, perché poi alla fine, al di là di semplici macchine, noi vogliamo trasmettere la passione, e questo nel mini challenge si respira, e si respira in ogni momento. Che poi è il motore sempre un po' più potente, dobbiamo dirlo. È il motore che ha assolutamente più cavalli attualmente in gamma. Sì, assolutamente sì. Gustavo, volevo chiederti una cosa. Abbiamo parlato un po' della guida, no? Accennato a questo go-kart feeling. Diciamo che il mini challenge, tra i suoi pregi, ha quello anche di correre sulle principali piste italiane, quindi insomma piste tutte molto molto belle. Secondo te c'è qualche pista o tipologia di pista dove sta mini challenge rende ancora un po' di più, o dove tu senti magari di riuscire a sfruttarla ancora meglio? Ma in realtà no, perché comunque è una macchina davvero equilibrata che va bene praticamente in ogni condizione. La vera cosa che la differenzia un po' dalla concorrenza degli altri monomarchi è che è veramente molto potente, quindi sulle parti un po' lente, tipo in uscita dalle curve un po' più strette, come ne so, Vallelunga, il Tornantino o altre curve lente, devi veramente aspettare ad accelerare, perché comunque la potenza è tanta, ma è solamente un fatto, ecco, che la macchina è davvero performante. Magari la Light lo è un po' di meno, e questo rende ancora, secondo me, più alto il livello di quella che poi la guida. Comunque non è molto semplice da guidare in certi frangenti. È divertente, insomma, sì, però sì, assolutamente. La devi capire bene, diciamo, assolutamente. Così. Assolutamente, sì. Auto alla corsa vera, del resto. Vera, no, è quello ti permette, ecco, di fare la differenza. Cioè, non è una macchina, come si dice, stradale messa da corsa. La rende appunto un'auto da corsa con le sue difficoltà, che poi, ecco, magari premiano i più bravi. Filippo, girò un po' a te la stessa domanda, visto che facevi sì. Quindi hai un po' queste stesse sensazioni che riportavo Gustavo, ricordando che la Light sì ha cavalli in meno, però che comunque sono sempre davvero tanti. Certo, ha meno cavalli, comunque appunto la macchina è praticamente la stessa, a parte il cambio. E il go-kart feeling, secondo me, è esaltato ancora di più dalle modifiche portate appunto da Mini per il campionato. E sì, magari noi, diciamo, sul bagnato siamo forse un pelo più avvantaggiati, perché meno cavalli ci gestiscono un pelo meglio e facciamo meno fatica, tra virgolette, a uscire dalle curve, però comunque dopo loro hanno più cavalli, quindi vanno un po' di più. Ascoltami, arrivi al mini challenge, fai questo campionato, quindi immagino che nei tuoi obiettivi ci sia quello, adesso sei nella Light, cioè, tanto far bene la Light, diciamo così, non aggiungo altro, poi magari chissà, valutare anche il discorso della Pro, ma che obiettivi hai? Hai obiettivi di fronte a te? Senz'altro, far bene nella Light, il primo anno è fondamentale, poi si spera di passare nella Pro e chissà, vedere qualche opportunità futura, però non abbiamo ancora bene, insomma, le idee su vari campionati o cosa farò in futuro, però comunque si spera di rimanere comunque nell'ambito del motorsport. Ecco. Diciamo che ti stai costruendo, insomma, cercando di costruire un po', approfittando di questo bel campionato. Stefano, poi tutto sommato è vero, l'attenzione per i giovani, no? Ci sta, anche questo fa parte sicuramente di un messaggio che mi permetto di dire è molto mini, ovviamente, però bello anche, no? Perché poi ritrovarsi in casa piloti veloci, insomma, in questo caso Gustavo e Filippo, ovviamente, magari qualche giovane che in futuro potrà anche approdare ad altri campionati, ad altre serie, magari anche molto molto importanti, insomma, anche per voi, tutto sommato. Non dico che fa curriculum, però aiuta. Aiuta tantissimo, anche perché l'hai detto tu, fa parte del brand Mini essere vicino ai giovani. In realtà nel Mini Challenge ci sono i giovani, così come ci sono quelli che noi chiamiamo i gentleman driver, quindi Mini è di nuovo molto orizzontale e guarda a tutti, però i giovani per noi sono fondamentali. A me piace ricordare sempre un aneddoto: io ho un figlio di 16 anni, quando ho la fortuna di guidare una John Cooper Works e vado a prenderlo a scuola, mi ha imposto una procedura, io devo arrivare, spegnere la macchina, quando lo vedo arrivare con i suoi amici, riaccendo la macchina e lui mi chiederebbe anche di accelerare. Io fino all'accelerazione non arrivo per mantenere un minimo di contegno, però chiaramente questo quelle è bellissimo. Quelle cose che Gustavo fa sempre comunque, ma, sì. Stai ridacchiando la macchina. No, capisco suo figlio. A Filippo non lo chiedo neanche, perché sono proprio troppo facile.
No, vabbè, bello comunque. È molto bello, è molto bello. Quindi essere vicini ai giovani anche con queste cose per noi è fondamentale. Guarda, mi dai là su questa cosa qui, no? Perché certi aspetti come questo giocare, no? Se vuoi anche un po' farsi vedere, no? Sembrano a volte che si allontanino, no? Questi discorsi, che non siano più quasi attuali, di moda. Ma poi invece, insomma, alla fine questo spirito dei motori, tutto sommato, si può dire, non tramonta mai in realtà. Secondo me no, non tramonta mai. Poi è chiaro che oggi ci sono altre tematiche delle quali bisogna prendere in considerazione, però oggi sai perché non tramonta mai? Perché di fatto è emozione, è adrenalina, e chiunque ha bisogno di emozionarsi e di provare dei momenti di pura estasi legata alla passione. E i motori, e il motore della John Cooper Works ovviamente, aiuta tantissimo. Ed è vivo, noi la sentiamo viva questa cosa. Eh sì, una gran bella cosa. Allora ne approfitto anche con te, Gustavo, perché, come abbiamo detto, insomma, già un po' di anni, no? Dietro al volante, a guidare, 20, a vincere. Sono 20. Insomma, non sono davvero, davvero pochi. Questo motore della passione per te, da dove arriva e che cosa rappresenta ancora oggi? Insomma, perché così tanti anni vuol dire che è davvero voglia irrefrenabile. Sì, bellissimo. Personalmente per me è tutto, insomma, l'adrenalina, come diceva Stefano, è proprio il motore della vita, quindi non accontentarsi mai, intanto nascondere anche l'età, per non far finta, quest'anno sono 39 primavere, quindi siamo esattamente, metà della mia vita, diciamo, è fatta da gare, quindi sono anche, orgoglioso di questa cosa. Però sì, esattamente, ecco, poi il campionato mini comunque è fatto di passione, di adrenalina, ti rende proprio il giovedì sera che devi andare alle gare, sei proprio contento, anche se comunque per me è di fatto anche questo un lavoro, abbassa un po' quella che è la tensione, perché è veramente un ambiente, come dicevo prima, divertente, la macchina è bella, gli avversari sono bravi, corretti. Adesso vediamo a Imola, magari dopo queste cose mi mandano al muro. Esatto. Poi la partenza, no. Tutti belli larghi, tranquillo, perché no. Poi dopo, bam, eh. Però ecco, no, sono molto... Prima la si presta, diciamo che qualche bella staccatina c'è. Sono molto contento per questo, dai. Filippo, per te è anche lo stesso questo spirito fondamentalmente, quello che un po' ricerchi anche, un po' tu, adesso d'accordo i mini challenge, l'argomento del quale stiamo parlando, il campionato che stai disputando, però anche in maniera più generica, a livello personale, è un po' questo il tuo sentire? Certo, adrenalina è quella che spinge a correre o in generale allo sport. Anch'io prima di iniziare a intraprendere la carriera nell'auto da corsa, giocavo a tennis a livello agonistico e anche lì l'adrenalina spingeva a fare sempre meglio, stessa cosa si è rivista poi nel passaggio alle macchine. E no, è una sfida un po' personale che comunque sta tenendo ottimi risultati secondo me e spero che continui così, diciamo. Stefano, non ancora citato un argomento che poi tanto quando arrivi lì dice ma il motorsport costa. Comunque, no? Lo si sente sempre dire, anche perché fondamentalmente è vero, tutti lo possono confermare, questo è inevitabile. Allora ti chiedo, da questo punto di vista, qual è la situazione del mini challenge e come ci lavorate anche voi? Perché poi, appunto, lo sappiamo, costa, quindi immagino che ci sia anche un tentativo, insomma, no, da parte vostra di cercare di sia incentivare che agevolare un po' le presenze in pista. Beh, certo, è chiaro che c'è il nostro intervento, perché per noi è fondamentale che il mini challenge cresca sempre di più. I costi in realtà sono abbastanza contenuti, perché nella categoria light parliamo dai 45 ai 50 mila euro, invece nella categoria pro dai 55 ai 60. Quindi i costi sono gestibili, il nostro intervento ovviamente c'è, ma fa parte delle regole del gioco. Sì, no, assolutamente, anzi benvenga che ci sia. E siamo in chiusura, vorrei approfondire leggermente di più l'argomento che stavi citando, ovvero che è chiaro che abbiamo approfittato della presenza di Gustavo, insomma, per parlare quindi di piloti affermati e vincenti, e Filippo invece per parlare dei giovani, però stavi accennando il fatto che le presenze al mini challenge siano piuttosto eterogenee. È anche questo un vostro obiettivo? Sì, giovani, però insomma rendersi accessibili un po' a tutti, in un certo qual modo, è così? Questo in realtà è l'obiettivo di Mini, e quindi all'interno del Mini Challenge si declina la strategia di Mini. Noi vogliamo, come ti dicevo prima, che tutti
possano partecipare insieme a noi al mini challenge, quindi tutti coloro che vogliono correre in base alle loro capacità, abbiamo Gustavo, abbiamo Filippo, ma abbiamo tanti altri piloti, e non discriminiamo né per sesso né per età, chiunque è il benvenuto. Speranza per tutti, mi presento anch'io, no, meglio di no, perché sa come guido. Assolutamente, ci penso più avanti. Va bene, allora siamo davvero in chiusura, quindi vado a ringraziare tutti gli ospiti che gentilmente e cortesemente sono stati con noi, a partire da Stefano Ronzoni, direttore di Mini Italia. Grazie a voi. Grazie mille, e spero ovviamente di, ci siano altre occasioni per rivederci in studio. Gustavo Sandrucci, lo ricordo, campione in carica, è impegnato a provare a far bene anche quest'anno, ti va bene così? Sì, per adesso ho l'idea che ci riuscendo. Che siete scaramantici voi piloti, una roba. Ma io no. No? No, zero. Allora punta a rivincere il titolo. E poi invece una bella giovane promessa che insomma sta già mantenendo, comunque ha fatto un bellissimo inizio di stagione, Filippo Bencivenne. Grazie mille. Nella categoria ovviamente light. Per quanto mi riguarda invece non mi rimane che rimandarvi l'appuntamento con la prossima settimana, come sempre, con Safe Drive Motorsport.